Ben ritrovati a tutti, gentili telespettatori, e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che inauguriamo con la cronaca politica. Situazione a dir poco turbolenta in due realtà del nostro territorio, il comune capoluogo e la Città Bianca. Delicata questione politico-amministrativa a Brindisi con il sindaco Gonzales, che questa mattina ha riunito i principali partiti di maggioranza per discutere l'immediato futuro della vita amministrativa di Brindisi, dell'eventuale rimpasto in giunta proposto proprio da Gonzales, ma a quanto pare osteggiato principalmente da coloro che fanno capo all'ex presidente della provincia ferrarese, noi centro su tutti ovviamente. La situazione è in divenire, vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Anticipare sicuramente il risultato di questo genere di incontri è improponibile senza che siano terminati appunto gli incontri stessi. Veniamo ad Ostuni, dove invece il candidato che sembrava ideale per il centro-sinistra a fronteggiare il centrodestra nella imminente campagna elettorale, vale a dire Francesco Saponaro, è durato poco questo idillio con il sindaco attuale della Città Bianca, Tanzarella, che ieri ha tenuto un incontro proprio con le sue liste civiche, il suo partito, il Partito Socialista, un incontro per vagliare quanto sta accadendo appunto nella Città Bianca per quanto riguarda l'imminente campagna elettorale. Il sindaco Tanzarella propone le primarie per individuare un candidato che sia veramente il candidato condiviso da tutti, perché effettivamente Francesco Saponaro non è più gradito al Partito Socialista e alle liste civiche, anche alla luce delle dichiarazioni esternate proprio nei giorni scorsi sulla campagna elettorale e sull'eventuale accordo tra il Partito Democratico, le liste civiche e il Partito Socialista, principali forze politiche che rappresentano l'attuale sindaco Tanzarella. Ma abbiamo, a margine di questo incontro tenutosi ieri, ricavato delle dichiarazioni del sindaco, quindi vi proponiamo direttamente dalla sua viva voce la situazione attuale. I saggi avevano proposto alle forze politiche una prima ipotesi di candidato sindaco con una finalità ben precisa, e cioè quella di unire tutta quanta la coalizione, in particolare quella dell'attuale maggioranza allargata ulteriormente, seguendo però un principio che era condiviso da tutti, e cioè la valutazione positiva di quanto finora fatto. E ancora si ritarda a prendere atto che il candidato proposto non è gradito alla parte preponderante della vecchia amministrazione, soprattutto non unisce, e colmo dei colmi si legge che quello che è accaduto finora, al contrario di quanto lo stesso candidato aveva accettato dal primo momento, evidentemente non va bene. Ho letto in questi giorni sui giornali veramente le cose squallide. Mi auguro che gli amici del Partito Democratico possano rinsavire, perché altrimenti mi metto nei loro panni, la sofferenza che hanno vissuto in tutti questi anni nel partecipare ad un sistema di potere e non poter nemmeno reagire. Questo è semplicemente ridicolo, e non vorrei, ecco, richiamare ancora una volta la doppiezza, l'ipocrisia e la falsità che non fanno parte del mio DNA e non albergano tra tutti gli amici, i partiti e i sostenitori che mi onorano della loro stima. Mi auguro che il centro-sinistra possa trovare un momento di unità che a questo punto penso possa ricercarsi solo attraverso le primarie, in modo tale che si possa liberamente concorrere e trovare il candidato che abbia il maggiore consenso. Posso tranquillamente dire che tutti quanti coloro i quali si sono spesi in questa amministrazione si sono sempre richiamati ad un codice etico che ha consentito di privilegiare gli interessi pubblici e comuni rispetto anche alle ambizioni personali, e che per quanto mi riguarda io non ho mai percepito stipendi
superiori a 2.500 euro al mese, non ho mai preso 20.000 euro al mese senza avere preso un voto e quindi, come si dice, forse il silenzio avrebbe fatto bene ad accompagnare le prime esperienze, i primi movimenti in un contesto del quale evidentemente si conosce poco e niente e che io cercherò ancora una volta di spiegare per rendere giustizia a tutti coloro i quali in questi anni hanno lavorato con grande spirito di servizio, di sacrificio, con la unità che ha caratterizzato questa amministrazione e che è stata rovinata da questa, devo dire, improvvida candidatura della quale mi assumo tutta la responsabilità che mi compete. Ed ora parliamo di un argomento di grande impatto sociale per quanto riguarda proprio l'economia locale, l'economia spicciola. Sono partiti i saldi da oggi attesi da tantissima gente. In alcuni casi si tratta proprio delle prime vere spese, perché in tantissimi non hanno potuto fare questo genere di spese nei mesi scorsi e hanno atteso con trepidazione ed ansia i saldi. Ma attenzione, perché i saldi sono una buona cosa per investire, per spendere, per rinnovare il guardaroba, ma bisogna fare molta attenzione a quello che si acquista e quindi è fondamentale anche servirsi di un decalogo cosiddetto che la Confconsumatori ha emanato proprio nei giorni scorsi, così come ha fatto negli anni scorsi. Ascoltiamo. Un utile vademecum in aiuto dei consumatori è stato stilato dalla Confconsumatori di Brindisi. Il compendio comprende alcune semplici regole da seguire per affrontare gli sconti d'inverno con serenità e soprattutto riparo dai raggiri e dalle truffe che purtroppo sempre più spesso sono nascosti tra le percentuali e le cifre tagliate dei cartellini che le merci esibiscono in questo periodo. L'Associazione di Consumatori ha redatto una sorta di comandamenti, 10 per l'appunto, per la spesa intelligente e sicura. Fate attenzione ai saldi superiori al 50% perché potrebbero nascondere bufale, come ad esempio la vendita di merce dell'anno precedente. La merce in saldo deve essere tenuta separata nettamente da quella venduta a prezzo pieno. E poi è obbligatorio esporre sul cartellino il vecchio prezzo, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima. I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi. Conservate lo scontrino, perché costituisce prova di acquisto che obbliga il negoziante a sostituire oppure a riparare la merce difettosa. La garanzia per vizi occulti e per assenza di qualità promessa è dovuta dal venditore anche nelle vendite a saldo. Anche gli acquisti online prevedono il diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo. Per ogni problema si consiglia di segnalare il fatto al locale comando dei vigili urbani oppure all'assessorato comunale per il commercio. E infine fare attenzione all'effetto sforamento. Spesso infatti spendiamo più di quanto crediamo di stare risparmiando. Utile sarebbe fare una lista degli acquisti in anticipo e tenerla sempre sott'occhio nel fare le compere. Ed ora apriamo un capitolo di fondamentale importanza per il nostro territorio principalmente, cioè il dissesto idrogeologico. Ne parliamo perché registriamo una presa di posizione del senatore di Forza Italia Piero Iurlaro, che un commissario delegato per il dissesto idrogeologico debba essere un tecnico di comprovata competenza. Appare un concetto oltre che un requisito essenziale, dice il senatore Iurlaro, sin troppo semplice da comprendere, per onestà e per sensibilità, soprattutto nei confronti della popolazione. Se poi parliamo, continua una nota di Iurlaro, del commissario della Regione Puglia, geograficamente e infrastrutturalmente considerata area a rischio, appare al contrario davvero arduo capire quali criteri il Ministero dell'Ambiente abbia adottato nell'individuare per il delicato ruolo non certo un professionista, quanto piuttosto un vero e proprio politico. Dunque, a fare questa dichiarazione, come dicevamo, è il senatore di Forza Italia Piero Iurlaro, insieme al suo collega di partito Benedetto Fucci, dopo aver appreso, almeno secondo quanto riportato in questi giorni da alcuni organi di stampa, che il Ministero dell'Ambiente sarebbe in procinto di proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nomina di un nuovo commissario delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Puglia. La scelta, dice Iurlaro, ma anche Fucci, dovrebbe ricadere sulla figura di Paolo Campo, già sindaco di Manfredonia, già segretario provinciale del Partito Democratico,
ma la decisione sarebbe in netta controtendenza con le scelte del governo, dicono i due parlamentari. A prescindere dalle polemiche e dalle difficoltà politico-amministrative di riannodare le conseguenze di quanto è accaduto nei giorni scorsi, nelle scorse settimane appunto nel comune di Brindisi, rimangono dei problemi di alto impatto sociale da risolvere prima su tutte, e lo abbiamo verificato proprio nell'imminenza delle festività natalizie e soprattutto dell'ultimo dell'anno, la recrudescenza criminale nel capoluogo con furti e rapine particolarmente rocambolesche. A tal proposito, nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro specifico dei capigruppo proprio per discutere questa problematica ed eventualmente convocare una seduta monotematica dell'assise comunale, che potrebbe essere aperta anche alle, sicuramente lo sarà, anche ai rappresentanti delle forze dell'ordine. E da questo punto di vista c'è da dire che ci sono delle novità imminenti per quanto riguarda soprattutto i vertici della polizia. Il nuovo questore, infatti, della provincia di Brindisi, il dottor Roberto Gentile, si insiederà a breve e in occasione del suo insediamento avrà il piacere di salutare la stampa nel prossimo martedì 7 gennaio alle 12:30. Dunque, avvicendamento presso la questura di Brindisi, arriva il dottor Roberto Gentile. Continuano le feste, manca ancora quella che è soprattutto più sentita dai più piccoli, e parliamo dell'Epifania, e ci sono ancora occasioni per visitare presepi viventi, ma anche e soprattutto per visitare i musei. Quindi non solo i più piccoli, ma anche i più grandi possono ad esempio visitare il Museo Archeologico Provinciale di Bezzo, che resterà aperto anche nel giorno dell'Epifania. Si tratta di un'apertura straordinaria che giunge al termine di una serie di iniziative simili svolte nel corso delle recenti festività natalizie. Nel giorno dell'Epifania sarà possibile visitare a titolo completamente gratuito, lo ripetiamo, a titolo gratuito, il museo dalle ore 10 alle 13, dalle 17 alle 20. E a proposito della Befana, incalza la Befana e la manifestazione promossa dal Comune di Fasano per lunedì 6 gennaio, organizzata dall'associazione Colpo di Maschera in collaborazione con i sodalizi La Banda di Mini e Topolino. L'idea è quella di coinvolgere i bambini in giochi ed attività varie, con un occhio particolare ai più piccoli, che si trovano in situazioni di attuale difficoltà, lo dice l'assessore ai servizi sociali del Comune di Fasano, Vito Martucci. E a proposito di Epifania, veniamo ad Ostuni, dove si rinnova l'appuntamento con una iniziativa che oramai è diventata un classico, Viva Viva la Befana, giunta quest'anno alla sua quinta edizione. Quindi un evento oramai consolidato, organizzato dal gruppo folk Città di Ostuni in collaborazione con l'amministrazione comunale assessorato alle attività produttive. L'evento tanto atteso dai bambini si svolgerà come consuetudine nell'area mercatale domenica 5 gennaio alle ore 17. Quindi si rinnoverà la tradizione dell'accensione del grande falò della Befana, oltre alle tante attrazioni per i bambini, con giocolieri, trampolieri, sbandieratori, animatori, balli di gruppo, spettacoli folk e il classico giro in trenino. E nonché la terza edizione del battesimo della sella, dolci per bambini, la casa della Befana che porterà doni e anche carbone, perché no, come nella tradizione. Nel corso della serata sarà possibile gustare le prelibatezze gastronomiche tipiche ostunesi. Il presidente del gruppo folk Città di Ostuni, Antonio Greco, e tutti i componenti ovviamente si aspettano che anche quest'anno l'appuntamento sia visitato da tantissimi cittadini, non solo di Ostuni ma anche delle realtà limitrofe, come è accaduto negli anni scorsi. Dunque, area mercatale domani a partire dalle ore 17. Bene, ora vi lasciamo in compagnia con l'informazione dall'Italia e dall'estero in pillole dei nostri colleghi di ADN Cronos. Grazie a tutti dunque per la cortese attenzione, e in linea ad ADN Cronos. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Epifania, sempre meno italiani festeggeranno fuori casa. Negli Stati Uniti salgono a 16 morti per la tempesta Hercules. In Afghanistan un soldato ISAF ucciso in un attacco. Per l'Epifania è previsto un calo del 15,6% rispetto al 2013 degli italiani che trascorreranno fuori casa la festività.
È Federalberghi a rendere nota la stima, secondo la quale complessivamente 1,8 milioni di italiani non dormiranno tra le mura della loro abitazione, contro i 2,1 milioni del 2013. Sale ad almeno 16 morti il bilancio della tempesta di neve Hercules che si è abbattuta nel nord-est degli Stati Uniti. L'ondata di gelo che proviene dal Canada minaccia di abbassare ulteriormente le temperature. Negli stati di New York e New Jersey è dichiarato lo stato di emergenza. Un soldato dell'ISAF è stato ucciso in un attacco a una base congiunta delle forze afghane e dei soldati della coalizione nell'est dell'Afghanistan. Nell'assalto hanno perso la vita anche i 6 militanti che hanno attaccato la base all'alba, facendo prima esplodere un veicolo e poi prendendo il fuoco contro la struttura, dando vita a una sparatoria durata oltre mezz'ora. Almeno 17 persone sono state uccise in Egitto negli scontri tra la polizia e i sostenitori dei Fratelli Musulmani. Secondo i media locali, 10 persone hanno perso la vita al Cairo, le altre sono morte in diverse località tra cui Minia, Alessandria, Ismailia e Fayyum. È ancora bloccata la rompighiaccio cinese Snow Dragon, che ha aiutato a recuperare i passeggeri della nave russa rimasta incagliata in Antartide. L'autorità australiana per il soccorso marittimo ha comunque fatto sapere che la nave è al sicuro, non è in difficoltà e non ha bisogno di assistenza anche se bloccata nel ghiaccio. Viaggiava ad oltre 160 km orari l'auto sulla quale ha trovato la morte il 30 novembre scorso l'attore Paul Walker. La Porsche Carrera GT ha colpito diversi pali per poi prendere fuoco. Nel riferirlo, il medico legale ha confermato che sono ancora sconosciute le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell'autovettura. Ana Ivanovic ha vinto la finale del torneo WTA di Oakland superando 6-2, 5-7, 6-4 l'americana Venus Williams. Per la serba, ex numero 1 del ranking mondiale e vincitrice dei French Open del 2008, si tratta del 12° titolo in carriera. Tornare in forma dopo gli strevizi delle feste natalizie può apparire un'impresa ardua, soprattutto se ai danni della golosità non si sa come porre rimedio. Il problema, secondo l'esperta Daniela Morandi, non è costituito tanto da quello che si fa durante il periodo festivo, quanto piuttosto da come ci si nutre normalmente, e per rimediare agli eccessi basterà tornare a sane abitudini alimentari. Morandi suggerisce di evitare gli inutili sensi di colpa e soprattutto di non passare a un digiuno calorico per compensare le abbuffate natalizie. È importante seguire una dieta bilanciata, comprensiva di tanta verdura, frutta e proteine. Anche la colazione è un pasto da non sottovalutare. Fette biscottate con un po' di ricotta e marmellata senza zucchero sono un ottimo modo per cominciare la giornata. A metà mattina e a metà pomeriggio meglio fare uno spuntino, così da non esagerare con il cibo durante i pasti principali. A pranzo e cena, invece, è sempre bene iniziare con una minestra di verdure prima della portata principale, così da saziare l'appetito. I cibi ricchi di carboidrati, come pasta, pane, riso, pizza, vanno sostituiti con le verdure. Ed è bene eliminare completamente gli alcolici per il loro tasso glicemico particolarmente alto.